Ma perché tutti ce l'hanno con Anthony Di Francesco della sua canzone Qui parte la ship? La ship, la nave. Parte la nave, forse devo andare a prendere la nave. Entro su Twitter, tra le tendenze, Ok. ecco un hashtag sconvolgente. Mi sento quasi come un presidente. Né se Trump cambiasse il continente. Esagerato. La leggo sui muri, nelle Insta Story. Insta story. Per una parola, migliaia Di di cuori. cuori. Troppi commenti, troppe Quante? domande. Siamo nell'era della Mannequin Challenge. Un attimo, mettiti in freeze. Non spoilerare. Parte la ship. Sallati un attimo, mettiti in freeze. Spoilerare. Parte la ship. Ship. Mi parte ship. Ship. Parte ship. Ship. Parte la ship. Ah, adesso invece è il peso più bello. Sì. Questo è il pezzo più bello della canzone, dai, diciamolo. Aiuto! In che senso qual è? Ce lo chiediamo anche noi, effettivamente. Il testo, insomma, è quello che è. Scelgo l'outfit, giro il mio blog, Gira, mi gira. Esce! li metto in No! friendzone, scrivi che sono clickbait, Clickbait! fai venire tweet chiedendo Sweet day, clickbait, no, giustamente. fanfiction, ah, tutto scritto, Piano. ti prego Maria, Oh! dammi una Oh! Dove è Stina? Per te c'è Gagarin. Ma scusa, non riesco a fare tv, nel mio cuore tatuato ci sei solo tu. Oh mamma mia, questo era pessimo. Parte la ship. Metti un attimo, mettiti in freeze. Non spoilerare, mi parte la ship. Mi parte la ship. Ship. Mi parte la ship. Ship. Comunque ship, non ship. Perché ship, cos'è? Cos'è con la doppia E pecore e con la ship la nave? Che parte? Cosa parte? Parte una pecora, una nave? Cosa parte? Dai, pronti ragazzi! Ship! Parte la ship! Sì, io ho paura che non ne uscirò più da questa situazione perché già ho sentito delle parodie che mi hanno detto e loro ho detto vado a vedere il video originale perché alla fine io beccavo tutte queste parodie. Mettiti in freeze a spoilerare della ship. Andati un attimo, mettiti in freeze. Non spoilerare. Che voce acuta c'ha sta ragazza? Ship, mi parte la ship. Un po' mi dà un pugno in faccia. Mamma mia. Ah, sta è tutto un sogno! Ma dai! Ok. Vabbè. Spegne la luce. Ship! No, allora. Ho visto qualche parodia e a volte vedo, alcuni sono anche troppo cattivi, secondo me, con Anthony Di Francesco, cioè alla fine è una canzone stupida, divertente, ma lo sa anche lui, cioè uno che fa una canzone del genere lo sa che fa per fare una cosa divertente, che faccia sì, il testo poteva anche essere un pochino più
Ma poi che cavolo vuol dire? Cioè, ci sono delle parti che sinceramente, ma boh, a me la parte mi diverte. Questo ritornello qua entra in testa. Te la ship, 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 guarda la ship, ship, ship. Secondo me queste cose qui non sono né da condannare all'estremo e neanche da farne un'elegia. Ecco, io penso che sono cose che magari fanno le mode di quel momento, che fanno quella canzone che va per quel momento. Ho visto anche dei youtuber che secondo me esagerano anche a, mettiamo, a insultarlo per alcune cose. Alla fine, vabbè, cioè, non è che per una canzonetta così vai a rovinare una generazione. Insomma, alla fine sono ben altro le cose su YouTube che rovinano la gente. Vabbè, niente, chiudiamo il video così. Ciao, ciao, ciao.